Buon anno e bentornati signori sul canale. Ah, che bello, finalmente siamo nel 2021 ed è finita la prospettiva orribile del 2020, che a dire il vero su Minecraft si è verificata però molto molto redditizia. L'abbiamo detto nel video dell'altro giorno, ma non importa, perché sono qui per farvi degli auguri di buon anno e felice anno nuovo, davvero davvero molto molto grandi. Siamo stati in live pure sul sito Viola ieri ed è stato molto divertente anche fare l'elenco dei buoni propositi del prossimo anno, questo qui ben appunto, e sono davvero felice di aver condiviso questa piccola esperienza assieme a voi. E vi ricordo che se non lo fate già potete trovare il link del sito Viola, del mio secondo canale in cui faccio live, in descrizione sotto ogni video. Per inaugurare l'anno ci tenevo a fare un episodio delle news e info di Minecraft 1.17 nonché serie di punta sul mio canale, anche perché raramente, stranamente, ho finalmente qualcosa tra le mani. Ringrazio Davide che ha pubblicato addirittura un post su Minecraft Speed, il mio canale Telegram, nella quale io e il mio staff pubblichiamo costantemente ogni effettivo tweet o novità che potrebbe essere interessante in Minecraft, ovviamente prima dell'uscita dei miei video. Questo è poco ma sicuro un messaggio molto più breve da caricare. Fatto sta che il buon Davide ci ha mostrato gli axolot veri e propri, quelli che hanno aggiunto qualche tempo fa negli ultimi snapshot, e ci ha mostrato una loro caratteristica che effettivamente nessuno di noi aveva mai notato. Un ragazzo su Twitter giustamente ha pubblicato una scoperta che ha fatto qualche giorno fa legata alla texture effettiva del axolot, e ha notato un particolare che effettivamente nessuno aveva notato fino ad oggi. Inizio dicendo che non sono un esperto di texture, se ce ne dovessero essere lo invito nei commenti a scrivere effettivamente che cosa potrebbe essere in quella posizione, ma tac, l'immagine è questa signori. Vedete benissimo che effettivamente la axolot rosa in questo caso è proprio come lo conosciamo noi, se non per quella piccola strana imboccatura, la definirei così, presente nella parte più alta a destra dell'immagine. Vediamo le zampine, vediamo quello che sembra essere effettivamente il corpo, la testa. Io quello lo direi volendo come collo, come staccatura tra testa e effettivo busto, ma mi sembra di capire per le mie poche esperienze che effettivamente quella parte lì sia già esistente all'interno dell'altra parte della schiena. Un ragazzo, e effettivamente in maniera abbastanza divertente, ci ha mostrato quello che potrebbe essere l'axolot, diciamo paragonato e unito con quella parte strana che abbiamo notato tutti assieme. Questo utente mette quella sorta di imboccatura proprio al posto del viso, della bocca. L'axolot avrebbe quindi una bocca abbastanza terrificante in quel caso, anche se onestamente con quel musino cioloso che ha e che lo caratterizza, essendo un mob, visto che andava di moda qualche anno fa dirlo, ritorniamo anche a dirlo anche nel 2021, era puccioso questo piccolo animaletto. Con quella bocca onestamente non so chi fa più paura tra lui e il Warden, quindi non lo so, potremmo vedere una variante di axolot, potremmo semplicemente vedercelo come l'abbiamo sempre visto, potrebbe effettivamente cambiare qualcosa. Non c'è una vera e propria news info, più che altro abbiamo davanti un prototipo di axolot modificato, ma più che prendere come veritiera la sua versione, così come vi ho fatto vedere, magari nella peggio prenderei come prototipo l'idea di un possibile axolot diverso, una variante alle altre già esistenti, una variante proprio della specie dell'axolot, mettiamola così. Non lo so, non penso più di tanto, anche perché non vedrei il motivo, non vedrei il nesso, però magari un axolot cattivo, un po' come il coniglio, potrebbe essere un'idea. No, non penso neanche tanto, perché quella sorta di imboccatura che è presente nella texture dovrebbe significare cattiveria. Onestamente non lo so. E voi che cosa ne pensate? Ditemelo nei commenti. In ogni caso signori, ci tengo anche a dirvi che nel prossimo tempo potrebbero arrivare delle news e info pure sul vecchio e famigerato Warden. Signori, diciamo che ho notato una piccola affluenza, un passettino in più tra i passi inesistenti degli ultimi tempi, da parte dello sviluppatore Kingdog per il Warden. Non lo so, però
se segui una linea logica effettivamente ci si può arrivare. Chi lo sa? Fatto sta che questa parentesi è molto interessante. Quindi signori, il video finisce qui. Vi auguro nuovamente un buon anno e vi chiedo di scambiare questo mio gentil, cortese augurio con una bella iscrizione al canale, un bel like e un bel commento qua sotto. Vi invito anche a passare dalla descrizione per trovare il link al gruppo Telegram, al profilo Instagram e al sito viola delle live. Anche se a dire il vero in descrizione trovate un po' tutto, ma guardateci a vedere sempre. Ci vediamo al prossimo video, tendendo che è tutto. Buon anno!